No, veramente, Firmino, se non vi decidete a servire io posso anche cadere. Ma signorina, io non posso servire se prima la signora non è uscita dalla sua camera. Oh, che noia, mia sorella. E io che proprio ieri mi complimentavo con lei. Le dicevo, finalmente, mia povera Lucilla, il tuo amante ti ha abbandonata. E anche se la cosa ti ha dato un enorme dolore, almeno da allora ti svegli presto e possiamo pranzare a mezzogiorno. Ah, valeva proprio la pena di complimentarsi. Nella vita non si può mai sapere niente. La signora ha forse trovato un successore al barone di Boisdanghien. E anche se fosse? Non mi sembra una buona ragione per non essere ancora in piedi a mezzogiorno e un quarto. Io posso anche capire che l'amore fa dimenticare le ore. Non lo so, non conosco la cosa. Ah! No. No? No. È una cosa che vale sempre la pena. Ma cosa volete? Non sono mai stata sposata io, sorella di una cantante di caffè concerto. Comunque, mi pare che pazza finché si vuole di un uomo, si può anche a mezzogiorno e un quarto. E poi, guardate un po' i galli, loro si svegliano alle 4 del mattino o no? Ah, Marcellina. Ah, ti fai vedere finalmente. Dell'aspirina, presto, una compressa d'aspirina. Una compressa? Perché? Stai male? Io? Oh no, io sono così felice, non ho e per lui, alla sua emicrania. Lui chi? Ferdinando, è tornato Ferdinando! Il barone di Boisdanghien, no! Sì! Ah, Firmino, è il barone di Boisdanghien che è tornato! Il barone, incredibile, la signora spero sarà contenta. Voi cosa credete? Ah, ti puoi immaginare la mia emozione quando l'ho visto tornare ieri sera? Senti, come mi batte da ieri sera, tu, grazie. Pensa, mentre io ero qui che lo accusavo, povero amore, lui aveva una sincope che ha messo 15 giorni ad andarsene. No, sì, ma deve essere orribile. Ma non me ne parlare, se non se ne andava lei, se ne andava lui. Lei chi? La sincope. Ah. Oh, povero amore, povero amore. Ma sai, adesso ti metti anche a piangere. Ma no, piango così per ridere, è così fascinatore. Voi ve ne siete accorto, vero Firmino? Cosa, signora? Ma di come è affascinante il barone di Boisdanghien. Ah, sì, sì, ah, sì. Come lo adoro! Lucilla! Eccolo! È lui che mi chiama. Riconosce la sua voce? Come non riconoscerla? Eccomi, amore! E non si può vedere! Ma certo! Lo potrei vedere anch'io! Ma certo! Ferdinando caro, c'è con Marcellina che vorrebbe vederti e darti il buongiorno! Buongiorno, Marcellina! Buongiorno, barone! Come si sente, signor barone? Ah, siete voi, Firmino! Neanche poi tanto male! Il mio solito mal di testa del mattino dopo! Meglio così, meglio così, meglio così! Su, preparati che dobbiamo andare a tavola! E ora si suona? Vado ad aprire! Mi faranno veramente morire di nebbia! È il signor de Chenevierte! E il signore rimane a pranzo! Sì, Firmino, sì! Naturalmente. Buongiorno, Marcella. Buongiorno. Il signore è già al corrente, non sa la notizia? No. È tornato. Chi? È tornato il barone di Boisdanghien. No. Ma certo, ieri sera. Non mi stupisce più niente. Il signore ha ragione. Ma vado ad avvertire la signora che il signore è venuto a pranzo. Che razza di banderuole. Signora. Cosa c'è? C'è il signore. Quale signore? Il signor padre del figlio della signora. Ah, bene, dici che vengo subito. La signora dice che viene subito. Bene, grazie. È tornato, eh? E rifiorisce la passione. Almeno così sembrerebbe. Ah, povera la mia Lucilla. Quando la smetterai di essere una donna da esaltazioni? Dio mio, quel suo Boisdanghien è una cara persona, non voglio dire di no. Ma in fondo perché? Non è una situazione giusta per lei. Non ha un soldo. È un legame che non offre garanzie. Non è fondato che sull'amore. Certo, certo, io me ne rendo conto benissimo. Ma vedete, questo poi ve lo spiegherà meglio Lucilla. Pare che quando si ama, una persona che non ha un soldo è molto più interessante. Sì, quando però si è anche amati da un'altra che ne ha molti. Sì, sì. Io non lo so, sono ancora ragazza. È evidente. E allora, il barbaro straniero? Chi? Il generale Irrigua. Quello mi sembra rimandato alle calende greche. Complimenti. Le capita la fortuna di incontrare un uomo con una fortuna colossale, che si consuma d'amore per lei. Un generale, poi, certo. Arriva da un paese dove chiunque è generale. Ma non mi sembra una ragione sufficiente. È così garbato. L'altra sera al caffè concerto, quando è venuto a sapere che io ero la sorella di mia sorella, si è fatto presentare.
Mi ha riempito di bam bam. È quello che dicevo io. Fino a ieri si poteva ancora ragionare con lei. La storia con Guadagnin era finita. Aveva consentito a rispondere al milionario. Era pronta a fissargli un incontro per oggi. E solo perché quella specie di battito al cuore è tornato. Ma insomma, non si procede più. Le apparenze non lasciano dubbi. Ma è ridicolo. In fin dei conti poi riguarda solo lei. Ma chi è che arriva ancora? Prego, signorina. Nini Galà! Sono proprio io! E come va la vita? State tutti bene? Non c'è male! E la signorina è già al corrente, non sa la notizia? No, vi prego, dite! È tornato! Chi? Il barone di Guadagnin! Ma non è possibile! Oh, che piacere, Nini! Buongiorno, Contrano! Ragazzi miei, siete già al corrente? Sono appena stata informata, è tornato il tuo Ferdinando! Eh sì, povero caro, è tornato! Ah, come sono felice per te! Senti, ora è qui? Certo! Vuoi vedere? Sì! Aspetta! Ferdinando caro, c'è qua la Nini! Oh! Viene lui! Ma sì, va bene lo stesso, vieni come sei! Tanto ti conoscono tutti! Eccolo! Hip hip hip! Urrà! Signore e signori, signorina! Eccolo tornato, l'amante prodigo! Già, l'amante! Crudele, voleva farsi desiderare! Ma come potete pensare? Come sono felice di rivederti! Oh, come siete gentili! Certo che la signora si è fatta tanto sangue cattivo! Già, finalmente è tornato! È tornato, Dio mio, sì, è tornato! Andiamo bene! Andiamo molto bene. Io che ero venuto qui per rompere con Lucilla, andiamo proprio bene. Rimani a pranzo, spero. No, tesoro mio, mi dispiace, ma non posso. Non puoi. Ah, bene, vado subito a dire a Firmino che c'è un piatto di meno. E che prepari le uova. Oh, sì, sì, le uova. E perché non puoi? Perché ho un da fare. Anzi, non ti ho ancora annunciato la grande notizia, perché ho anch'io la mia grande notizia. Mi sposo, mia cara. Tu, anche lei. Io in persona, proprio come una vera ereditiera. Oh, come sono felice per te. E chi è questo amante del rischio? Ma il mio amante, no? È il tuo amante e ti sposa. Mi piacerebbe sapere di cosa va in cerca. Come di cosa va in cerca? Non capisco, mi sembra un'impertinenza. Ma scusami, cara, ma quale amante? Ma non ne ho tanti di quelli veri. L'unico, l'unicissimo, il duca della Cortiglia. Divento duchessa della Cortiglia. Niente meno. Ma è magnifico! Oh, come sono felice per te. Per Dio, il mio matrimonio annunciato sul Figaro. Oh mio Dio! Che cosa ti succede? Niente, niente, un disturbo nervoso. Oh, mio povero caro, non starai per ammalarti un'altra volta. No, 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 te lo assicuro. Sbatterle in faccia la notizia del mio matrimonio senza prima averla preparata. A proposito di giornali, hai visto lo splendido articolo che c'è su di te nel Figaro di questa mattina? No. Magnifico! Te l'ho portato, aspetta. Tieni, se vuoi guardarlo. Non è il momento, non mi pare questo è il momento. Ma cosa gli prende ancora? Adesso si deve andare a tavola, non è questo il momento di leggere il giornale. Non riesco a capire cosa gli succeda stamattina. È pronto, Firmino è pronto per servire. Adesso riuscite a capire, è pronto, Firmino è pronto per servire. Non c'è dubbio, quell'uomo ha dei problemi. Chiedo scusa, vado a finire di vestirmi. Affronterò la rottura subito dopo la colazione. Signora? Sì? È il signor Ignazio De Fontanet. Lui? Oh, è vero, non ci pensavo più. Aggiungete un posto e fate entrare. Come tu e De Fontanet a pranzo? Sì. Come mi dispiace. E perché? Ma ho così brutto odore. Beh sì, è vero, non ha un buonissimo profumo. Ma è un così bravo ragazzo. È una di quelle persone che non farebbero male a una mosca. Sì, dipende dalla distanza fra lui e la mosca. Anche questo è vero. Ma come siete cattivi voi due. Ah, oh, mia divina, quale piacere per le mie labbra baciarvi la mano. Nini ci stava appunto parlando di voi. Molto gentile, vedete, è stata un'imprudenza avermi invitato. Io prendo sempre la gente in parola. Ma vi stavamo aspettando. Bene, 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 spero che l'articolo sul Figaro vi abbia fatto piacere. Ma non so, pensato, non sono ancora riuscita a vederlo. Come no? No. Ma nessun problema, ho avuto la splendida idea di portarlo con me. Finalmente. Eccolo, tenete. Là, io sono pronto. Ah no, ancora un po'. Date qua, date qua questa roba. Ma cosa? Ma cos'è? Ah no, veramente, non è questo il momento di leggere il giornale. Adesso si deve andare a tavola. Oh, ma è noioso, dopotutto c'è un articolo che parla di me. Bene, te lo conservo io il tuo articolo. Ecco qua, te lo conservo io. Ma che tiratura ha questo giornale, che tiratura. Ma insomma, signore. Non fa niente, il signor Ignazio De Fontanet è un caro amico. Il barone di Guadagnin, il mio amico. Barone, piacere. Il piacere è tutto mio, signore. Tutte le
mie congratulazioni non sono sufficienti. Vedete, io stesso mi trovo ad essere un platonico, adoratore di Mademoiselle Lucilla Gautier, di cui la grazia, il talento. Cosa c'è? Niente, non trovate che c'è cattivo odore qui? Dove, qui? Sì. No. Ma può anche essere, sapete? Perché vedete, non so come, perché è una cosa che mi sento dire spesso. E io non sento mai nulla. Non insistere, te ne prego, è lui. Non hai capito che è lui? Ah, è lui che... Oh, vi prego di scusarmi, signore, io non lo sapevo. Che cosa? Niente, niente. Per Dio come puzza. Se la signora desidera, io sono pronto. Bene, tutti a tavola. Oh. Ora. E io, tesoro, scappo. Allora non vuoi veramente? Veramente non posso. Allora non insisto. Spero che quando sarai diventata duchessa della Cortiglia verrai lo stesso a trovarmi ogni tanto. Ma certamente, amore mio, mi sembrerà di degradarmi. Incantevole. Oh, non credo fosse quello che volevo dire. È solo in certi brevi momenti, quando una donna non pensa a quello che dice veramente ciò che pensa. Ah, sì? Oh, ma insomma, vi decidete a venire o no? Eccoci, a presto. A presto, a presto. Eccola lì, trasformata in duchessa della Cortiglia. Beh, sì. Forse una donnina in meno, certo, non una gran dama in più. Condivido. Lucilla! Andiamo a tavola, Marcellina ci aspetta. Oh, pardon. No, ma prego, passate pure. Scusate. Beh, tu cosa fai? Non mangi? Sì, sì, è solo che avrei da dirti due parole. Dimmi cosa c'è. No, ma niente, si tratta del collegio. Il trimestre è scaduto. Ma sì, mi dirai quello che c'è bisogno dopo pranzo. Sono desolato di dover ricorrere a te, ma chi altro? Io vorrei riuscire a mantenere il bambino da solo, ma gli affari non vanno, non vanno. Ma sì, non c'è problema. Però cerca di non fare come con il trimestre scorso, che hai giocato tutto alle corse. Me lo rimprovero in continuazione. Vuoi capire che se ho perso l'ultima volta è perché si trattava di una dritta eccezionale. Ah sì, stupenda quella dritta. Ma certamente. È stato il proprietario in persona che mi ha detto, sotto il vincolo del segreto, il mio cavallo è il favorito, ma non giocarlo. Sono d'accordo con il mio jockey. Deve trattenerlo. E allora? Non l'ha trattenuto e il cavallo ha vinto la corsa. Non è colpa mia se il suo jockey è un traditore. La signorina Marcellina vuole sapere se la signora e il signore desiderano pranzare oppure... Ma sì, che cominci a mangiare, Dio mio, che mangi. Dai, vieni, dobbiamo avere riguardo per la gastrite di mia sorella, ma presto che viene gente. Oh, è che la signora ha gente e stanno pranzando. È un vero contrattempo. Io devo assolutamente incontrarmi con lei per una questione che non si può rimandare. Posso provare a chiedere chi devo dire, signora? Mademoiselle Gautier non mi conosce. Ditele soltanto che sono una signora che viene a chiederle di offrire il proprio talento per un ricevimento che dà questa sera in onore di sua figlia. Basta così, signora. Prego, signora. Vi prego di scusarmi un istante. Sì. Me l'avevano detto ed è vero. È annunciato il matrimonio di mia figlia con il barone di Guadagnin nella cronaca mondana. Insomma, provate lo stesso a chiedere se ne riceve. Bousin, ve lo ricordate? Sì, sì. Per la canzone io pizzico con la spilla. Sì, se il signore vuole accomodarsi c'è anche la signora che aspetta. Ma certamente. E adesso suonano in cucina, non riuscirò mai a raggiungere quella porta. È il Figaro che madame sta leggendo. Pardon? Chiedo, è il Figaro che madame sta leggendo? Sì. Giornale ben fatto. Giornale molto ben fatto. Per l'appunto in quarta pagina c'è una notizia, non so se l'avete... No, credo di no. No, ullala, permettete, scusate, eccomi. Cronaca teatrale piuttosto importante, ecco. Tutte le sere all'Alcazar, grande successo personale della signorina Maiane, la canzone mi ha fatto piedino, 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 mi ha fatto piedino di porco a rosmarino. Se volete constatare voi stessi. Ma scusate, signore, cosa volete che mi interessi che la signorina, non so come, canti bene o male, che le hanno fatto piedino, 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 piedino di porco a rosmarino? Come? Non può essere che un'idiozia. No, questo non dovevate dirlo. No? No. È qualcosa di mio. Mi
dispiace, signor... Bousin. Signor Poussin, ignoravo che foste un letterato. Bousin, Camillo, letterato di vocazione, ma assistente notaio di professione. E allora? Non sono ancora riuscito a vedere la signora, mi hanno appena consegnato questa corbeille. Mamma mia, com'è bella! Ne arrivano molte così? Sì, signore, ne riceviamo molte. Deve essere perlomeno un Rothschild che la manda. Non so, signore, non c'è biglietto, sono fiori in incognito. In incognito? Ma esistono ancora persone così stupide? Se vi decideste ad annunciarmi, maggiordomo. Molto giusto, signora. Ah, vi ricordate il mio nome? Sì, sì, signor Bassin. No, Bousin. Bousin. Bousin, perfettamente. Aspettate, vi do il mio biglietto da visita. No, è inutile, me lo ricorderò, Bousin, per quella canzone io pizzico con la spilla. Perfetto così, però vi assicuro che con il biglietto da visita... Vi ripeto che me lo ricorderò, Bousin. Adesso quello storpierà il mio nome. È evidente. Che bella corbeille, però, eh? Dopotutto, visto che è in incognito, tanto pare che ne approfitti qualcuno. Pensando alla mia canzone, io pizzico con la spina. Vi starete chiedendo senz'altro che cos'è questa canzone? No, niente affatto. Ah. Oh, sapete, non sareste troppo curiose. È una canzone che ho scritto per Lucilla Gautier. Tutti continuavano a chiedermi, ma perché non scrivi una canzone per Lucilla Gautier? Ma perché? È evidente che sarà entusiasta di cantare qualcosa di mio. E allora ho creato questa. Vi faccio ascoltare il ritornello, tanto per farvene un'idea. Io pizzico con la spilla il retro d'una donna finché strilla. La musica non è ancora finita. Ognuno si diverte come sa. Se io non ficco la mia spilla, il giorno triste passerà. Ah. No, dico assi. Vero. Oddio, non si può certo dire che è per le fanciulle. Anche se con le fanciulle bisogna riconoscere che quelle che non la capiscono non impareranno un granché. E quelle che la capiscono non hanno più niente da imparare. Molto evidente. Chiedo scusa per la mia indiscrezione, madame, ma il vostro viso non mi è nuovo. Siete voi che cantate l'Eldorado, sono io la bandiera della Francia. No, no, signor Poussin, no, non sono un artista io. Madame du Verger. Ah, allora non sareste voi. Allora, avete parlato con Mademoiselle Gautier? Sì, signore. E che cosa ha detto? A che proposito, signore? A proposito della mia canzone. Ha detto che era sciocca che io ve la restituisca. Ah. Eccola, signore. Va benissimo, del resto era prevedibile per una volta che poteva uscire dal suo genere convenzionale. Sentite, caro signor Baudin. No, Bousin, Bousin. Sì, sì, va bene. La prossima volta, prima di avviare un lavoro per la signora, venite preventivamente a discuterne un po' con me. Con voi? Sì, con me, perché io sono abituato a vedere quello che si fa per lei e so quello che ci vuole. Vi ringrazio, ma io lavoro sempre senza collaboratori. Vado a portare questa canzone ai Gilbert. Sarà meno difficile, almeno del talento, lei. Come preferite, signore. Sciocca la mia canzone, la la, e io che? E per me? Avete detto che sto aspettando? Sì, signora, ma è come dicevo prima la signora gente non può trattare d'affari in questo momento. Che noioso contrattempo. La signora non può ripassare più tardi. Sarò obbligata, è per una festa di fidanzamento che avviene questa sera. Riferite alla signora che ripasserò più tardi. Riferirò, signora, di qui, signora. Se ne sono andati, possiamo entrare. Oh! Ma che cos'hai, amore? Mi sembri triste. Io no, no, niente affatto. È l'idea che proprio adesso dovrò affrontare la rottura che mi preoccupa. Mi amo. Ti adoro. Oh, caro, caro, caro. Come farò a fargliela mandar giù? Cosa? Che splendidi fiori! Dove? 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 Lì, lì, lì. Oh, lì. Che meraviglia! E chi me l'avrà mandato? Aspetta, c'è un biglietto! Camillo Poussin,
accademico, 132 ride da... Ma come? Di Busen? Ma davvero, io sono commossa, poverino. E io che ho detto a Firmino di rendergli quella sua canzone in una maniera... Senza maniere. Eh sì. Sapete, l'autore di Io pizzico con la spilla, di cui vi ho letto un couplet durante il pranzo. Ah, sì, sì. Ma perché deve essere così stupida quella sua canzone? Non lo so. Che profumo! Uno scrigno! Uno scrigno! Ma sì! Oh, oh no! Questo è troppo, guardate un po' qui. Un anello di rubini e di diamanti. Oh, che bello! E per di più di Béchambès. Di Béchambès? Ma davvero, io sono sempre più confusa. È quel Busen che ti manda questa roba. A questa poi, ma è dunque ricco? Maledetta me. È sempre vestito in una maniera, come potevo immaginarlo? Beh, mi sembra evidente che uno che fa simili regali è ricco. Io direi di più, ricco e innamorato. Già. Credete? Se si riuscisse a indirizzare questo Busen su Lucilla, io... Ma questa sua canzone, vediamo un po'. Ci deve pure essere un modo per aggiustarla. Un collaboratore che la rifacesse da capo, per esempio. Un collaudatore. Aspettate, aspettate. Forse mi è venuta l'idea. Perché non trasformarla in una canzone satirica? Una canzone politica, per esempio. È così semplice. Invece di intendere io pizzico come pizzico, basta intendere pizzico come pizzico. Già. Capite? No. Quell'uomo che pizzica non è così divertente né così educato, ma se si pensa a un deputato, per esempio, un uomo politico che pizzica, ecco che la canzone diventa d'attualità. Pizzicare, nel senso di prendere, rubare, ecco che almeno è molto più educato. È un'idea eccellente, bisogna che io gli sottoponga questa interpretazione. Le idee non sono loro che mi mancano, è quando si tratta di concretizzarle. Ah, mio Dio, non siete il solo. Tuttavia una volta provai a fare una canzone, una specie di ritornello, mi ricordo, era intitolata... Ah. Che mania, la gente che emana tanto di parlarti sulla bocca. E siete arrivati alla soluzione? La subodorai. Certo, certo. Perché ridiamo? Ho detto qualcosa che... Ma no, è Ferdinando che ha sempre voglia di scherzare. Ah, è Ferdinando che ha sempre... Ma io cosa ho detto? Mi sento tagliato fuori. Vi ripeto, non preoccupatevi, ma parliamo piuttosto di cose serie. Vi vedremo questa sera al concerto. No, è impossibile, questa sera vado in società, sono un uomo di mondo questa sera. Del resto non so perché me lo chiedo, questa sera io non canto, il mio giorno di riposo. Ecco, vedete, meglio così. Questa sera vado da una mia vecchia conoscenza, Madame de Verger. Maledizione la mia futura suocera. Da un ricevimento per festeggiare il matrimonio della figlia col signor... Aspettate, m'hanno detto il nome, il signor... Dio mio, mio Dio! Un barone, credo. Va bene, basta così. Non ha importanza, non ci interessa affatto. No, aspettate, m'hanno detto il nome, è un nome sul genere del vostro. Non è possibile, non ne esistono, non ne esistono. Ma sei continuamente in agitazione, amore, ma che cos'hai? Niente, io non sono per niente agitato e che so come vanno a finire queste cose, come quelli che ti dicono aspettate, un nome che comincia con la U. Sì! Di Vallo. No, no! Io mi domando che cosa ci interessa sapere il nome di questa gente che non sappiamo nemmeno chi è. Ma in fondo ha ragione lui. Non cercate più, lasciate perdere, non cercate più. E che cosa cercate, Firmino? Oh, niente, signora, quell'individuo, quel Busen che dice di aver dimenticato l'ombrello. Busen? Ma fatelo entrare! Ma entrate, ve ne prego! Signor Busen! Signor Busen, i miei amici. Signor Busen! Signori... Signora, chiedo scusa, ma è perché credo di aver dimenticato... Ma sedetevi, caro il mio Busen! Ma sedetevi, caro il nostro Busen! Prego, signori, non è il caso. Prego. E adesso devo sgridarvi. Perché avete portato via così quella vostra canzone?
Perché? Come perché? Il vostro domestico mi ha detto che la trovate sciocca. Sciocca? La vostra canzone? Ah, ma non ha capito. Non ha capito. Ah, è per questo me lo sono chiesto anch'io. Ma prima di tutto lasciate che vi ringrazi per i magnifici fiori. Ah, no, non ne parliamo. Ma come no, non ne parliamo? Io devo ringraziarvi. Siete stato molto galante. Molto galante. E questo mio anello? Avete notato il mio anello? Il vostro anello, certo. È superbo! Avete visto? L'ho messo al dito. Sì, in effetti. Cosa c'entro io con il suo anello? Il rubino, in particolare, è magnifico. Il rubino? Ah, la cosa lì! Eh già, quando si pensa che queste cosette costano così caro. Eh sì, ma io ho apprezzato, veramente apprezzato. Non si direbbe, ma un anello simile vale più di 7.000 franchi. 7.000 franchi. Un'intera famiglia ci vive 2 anni e quando si spendono 7.000 franchi per una cosetta così... Mi capite, vero? Io trovo il comportamento di questo individuo di pessimo gusto. Io lo trovo semplicemente ripugnante. Questo comunque prova la generosità del donatore. Questo sì, e anche la sua imbecillità. Allora, per tornare alla mia canzone... Certo! Bene, mia divina, vedo che dovete lavorare, vi lascio. Ma come ve ne andate? Aspettate che vi accompagno. No, prego. Per carità. E tu vieni con me, approfitto dell'occasione per darti quella cosa che sai. Cosa so? Ma sì, per il bambino, così potrai spedirli subito. Dimenticavo, grazie. Vi chiedo scusa un istante, signor Busen, sono subito da voi. Bene, volete che ve lo dica? Voi siete innamorato di Lucilla Gautier. Io? Sì, voi non cercate di nasconderlo, siete innamorato, non c'è niente di male, allora forza. Questo è il momento giusto, coraggio. Se siete uomo, Lucilla è vostra. Mia? Ma vi assicuro che io... Eccola, non una parola oggi, attaccherete domani. Non capisco perché quest'individuo vuole che io sia innamorato di Lucilla Gautier. Vi chiedo scusa. Non c'è di che, madame. Non ne sono per niente innamorato. No. Prego. Sì. Dunque, la vostra canzone. Beh, è deliziosa, non c'è niente da dire, è deliziosa. Siete molto gentile, madame. E quell'altro che aveva capito che era sciocca, ma si può essere più stupidi. Però vedete, si ha un bel dire che il meglio è il nemico del bene. No, ripeto, la vostra canzone è deliziosa. Ma come si può dire? Manca un po' di carattere. Oh, tuttavia... No, bisogna avere il coraggio di dirlo francamente. È piena di spirito. Ma non vuole dire niente. Ah! Non è vero? Sì, è vero. E poi, se permettete una mia personale opinione, ecco, ciò che non condivido è la forma. Ah, certo, la forma è difettosa, è ovvio, ma io in fondo la forma ci passo sopra. Sì, però, vedete, manca un po' di trovate, è tutto un po' grigio. Ha ragione, non è del tutto sbagliato quello che dice. Si sente che è la canzone di un uomo di spirito, ma è la canzone di un uomo di spirito che... Che l'avrebbe fatta scrivere da un altro senza spirito. Esattamente. È curioso. Ma a parte questo, vi piace? Molto. Ottimo. E allora ecco che cosa abbiamo pensato. Avete la canzone con voi? No, l'ho lasciata a casa. Oh, ma è un vero peccato. Oh, ma non fa niente, abito in Riddam, sono 2 passi, posso correre. Va bene, se non vi disturba, così potremo lavorare con più precisione. Ma certo, il minimo è tutto quello che volete, senza preoccupazioni, io lavoro con molta facilità. Ah, sì? Io? Ma io scrivo una canzone così in un colpo solo, boom. No, davvero? Sì, boom. Non male sbagliare così tanto in un colpo solo. Vado e torno. Ah, non dimenticate il vostro ombrello. Oh, giusto, grazie. E ho la tua. E adesso che ho preparato il terreno per questo individuo, questo Busen, non c'è un minuto da perdere. Il mio contratto di nozze si firma questa sera. Ora si tratta di affrontare la rottura con la massima decisione. Certo, sarà una delizia, ma fate presto. Subito, madame. Eccola. E lei? Sapessi almeno in che modo cominciare. Mi ami? Ti adoro. Oh, caro. In ogni modo, non così. Come sono felice di rivederti lì. Non credo ancora ai miei occhi. Cattivo. Tu non sai il dolore che mi hai dato. Ho creduto che fra noi due fosse tutto finito. Oh, finito. Finalmente ti riò. Dimmi che ti riò. Miriam.
e che non finirà mai più. Oh, mai, mai più. Oh, mio Fefer. Oh, mia Lulu. Non ci siamo, non ci siamo per niente. Mi sto lasciando invischiare. Vedi, è così che io sto bene. Ah, sì? Io no, però. Vorrei poter restare così 20 anni. E tu? Beh, sai, 20 anni sono un po' lunghi. Io ti direi mio Fefer, tu mi diresti mio Lulu. E la vita scivolerebbe via, via, così. Davvero educativo. Sfortunatamente... non è possibile. Mi ami. Ti adoro. Oh, caro, caro, caro. Maledizione, come è cominciata male. Allora, vieni a vestirmi. No, non ancora. Ma che cos'hai? Io? Niente, niente. No, tu hai qualcosa. Ebbene sì, se proprio vuoi saperlo. O che questa situazione non può durare più a lungo. Quale situazione? La nostra. E visto che un giorno o l'altro dovremo pure arrivarci, meglio armarsi di coraggio e dirti subito, Lucilla, noi dobbiamo lasciarci. Cosa? Dobbiamo farlo. Mio Dio, tu ti sposi? Chi? Io? Oh, oh là là. Ma a che proposito? Va bene. Ma perché allora? Perché? Ma a causa della mia attuale posizione finanziaria, non potendo offrirti una situazione all'altezza di quella che tu meriteresti. Ma è solo per questo. Eh sì. Ma come sei stupido. Eh? Ti sembro infelice io così. No, ma la mia dignità. Ma lasciala stare, dov'è la tua dignità? Tu devi soltanto sapere che io ti amo. Io ti amo, ti amo. Andiamo bene, andiamo proprio bene. Vedi, al solo pensiero. Che tu possa sposarti. Dimmi che non ti sposerai mai. Io? Ma andiamo. Grazie. Ah, del resto se dovesse accadere so io quello che farei. Cosa? Ah, non durerebbe tanto, va. Una bella pallottola in fronte. Quale fronte? Ma la mia e quale altra? Vabbè. Non è certo il suicidio che mi spaventa. Se io venisse a sapere... o se leggessi qui, qui, sul giornale. Maledizione, un altro Figaro. Ma io sono una pazza. Non ho nessuna ragione di ridurmi in questo stato. Ma spuntano come i funghi. Oh, caro. Caro, caro. E adesso mai, mai riuscirò a confessarle il mio matrimonio dopo questo, mai più. Scusami, cara, hai un francobollo da... da 40 centesimi. Vorrei fare la raccomandata. Ah, sì, di là, aspetta. Tieni, ecco 40 centesimi. Ma dai, non ho nessun bisogno dei tuoi 40 centesimi. Ma nemmeno io. Non c'è nessuna ragione che tu mi faccia questo regalo. Che strana cosa. Come preferisci. È curioso. Ci sono certe sfumature che una donna non capisce. Sì. Cosa vi succede? Avete un'aria contrariata. Contrariata non è la parola esatta, dite pure disperata. Oddio mio, cosa c'è? C'è che voi siete l'unico che può ancora salvarmi. Si tratta di una cosa che non so come dire a Lucilla, a voi la posso dire, siete quasi suo marito. Bisogna assolutamente che lei mi lasci e che io lasci lei. Che cosa mi state dicendo? La verità, mio caro, io mi sposo. Voi? Sì. Ed è bella. 60.000 franchi di rendita. Bellissima. E il mio contratto di nozze si firma questa sera. Però! Vedete, a pensarci bene, è anche nell'interesse di Lucilla questa rottura. È talmente vero che in questo momento, se lei volesse, avrebbe un'occasione straordinaria, irripetibile. Perfetto, parlatene voi, parlategliene seriamente, sono sicuro che vi ascolterà. Già. Il generale Irriguan. Lui? Fate passare. No, aspettate, quando ce ne saremo andati. Venite, venite, voi usciamo di qui. Ma perché? Così, perché disturbiamo, siamo di troppo. Sarebbe lui esattamente l'occasione irripetibile lì. Che il cielo lo benedica. Scappiamo. Firmino, ti ha suonato? Il generale Irrigua, signorina. Il generale? Presto, fatelo passare e avvisate subito mia sorella. Oh. Se il signore vuole entrare... Guarda, io entro. Oh, generale. Ah! La sorella, sono tutto vostro. Da che? Andate a dire alla signorita che sono là. Sì, signore. Per me questo è un generale bergamasco. Ah, ecco la signora.
Ah, signorita, esta giorna es el più bel de vivir. Pardon? Ma Lucilla, il generale Irrigua. Se stesso. Oh, generale, vi chiedo scusa. Signore? No es niente, mio interprete. Oh, generale, io sono estasiata di conoscervi. Ah, la estasi es per me, signorita. Antonio La Corbella, permettetemi questa flora modesta, che ve prego. Che ve ho! Oh, generale! E ho pensato puro alla sorella! Per me, generale, veramente! Es plus piccina dell'oltra, ma es plus portativa. Antonio, partite dalla vestibola e sono state a mia disposizione. Bueno? Molto gentile da parte vostra, generale. I fiori mi piacciono davvero tantissimo. Ah, perché non sono io una flora? Anche a me i fiori piacciono tantissimo. Sì, ma io lo dico solamente per la signorita. Guarda un po', Marcellina, come sono belli. Sono vostra sudditas, che io pongo in vostra dita. Le mie suddite? Bueno, sono rossa, che io pongo in le dita della reina della rossa. E sulla battuta. Siete galante, generale. Se fa lo che se puede. Va bene tutto, ma poteva anche avvisare che ha un accento simile. Vai pure, Marcellina. Io? Vai pure, sorella. Come? Vattenne! È proprio un barbaro. Ah, signorita, che sono là presente a voi, unico. Sì, unico. Ma accomodatevi, ve ne prego. Non posso. Non potete? Non posso, sono infuocato. Ah! Quando recibido esta lettera de voi, esta lettera dove voi mi accordavate la grazia de una intravista entre noi, io, oh, caramba, caramba, io, perché io non trovo? Ma che cosa vi succede, generale? Mi sembrate emozionato. Io lo sono, perché io beamo Lucilla. Attento, generale, entrate in un terreno minato. Ah, io no, palpito. In mio paese, stato ministro della guerra. Voi? Se stesso. Oh, generale, che onore. Un ministro della guerra. E sesso. Come è sesso? Non più ministro. Ah, ma cosa siete allora? Io sono condonato a morte. Voi? Sì, perché io sono venuto in Francia per comprare per mio governamento 2 carrozzate. 3 scrosciatori e 5 turpitoniere. E allora? Bueno, io le ho perdute al baccarà. Perdute al baccarà? Così non va, generale. Però io tengo sempre bastante dinero perché io potessi ponere a disposizione di usted. A mia disposizione? Ma che titolo? La titola che io potessi amarle perché io ve amo, Lucilla, con il fascino che usted tiene, usted me ha appropriato. Usted me ha... Perdono un momentito. E adesso dove va? Antonio! General? Come si dice soggiogare? Soggiogare, general. Bueno, bueno, gracias, Antonio. Bueno. Voi mi avete succiucato. Ma accomodatevi. Non posso. Davanti a voi. Non posso star seduta che in ginocchio. Dove sta tua camera? Io dico dove sta tua camera. Ma generale, che domande fate? È l'amor che parla per mia bocca, perché il camera della beltà che si ama è come il... Perdono un momentito. Prego. Perdono. Generale? Come si dice tabernacolo? Bueno. Tabernacolo, generale. Bueno, grazie, Sartori. Bueno. È come il tabernacolo. Dove sta la religione, la deessa che la si adora? Oh, generale, voi sapete riscattare tutto con una tale galanteria. Sempre. Questo me fa che io penso, che io vedo, che voi avete lì al dito un'anela. Un'anela? Ah, lì. Ah, sì. Oh, è una futilità. Cos'è un futilità? Ma sì, una bagatella. Una patatella? Pardon, un momentino. Antonio! General? Che significa una pacatella in spagnolo? Una pacatella? Ma... Cosa è una pacatella? No, dicevo generale che è una bagatella. Ah, una bagatella, la signora disse usted che è poca cosa. Una bucatella, grazie Antonio. Bueno? Una bucatella, sì. Ma sì, ci tengo più che altro perché...
è legato a un ricordo. Ah, beh, non Lucilla. Me l'ha lasciato mia madre. Cosa lei che tu dici? Generale. E sta Anela, sono io che l'ho inviata stamattina in una corbella. La Anela, non la mamma. Voi. Natural? È lui. Siete voi. Voi. Ma no, io dito. Oh, ma è il colmo, eh? E quel Busena, allora? Ha avuto l'impudenza di... Ma il colmo, eh? Ma aspetta, vedrai quella tua canzone. No, ma che coraggio! Ma cosa che è che tu hai? Niente. Ma no, io credevo che voi parlavate di un altro anello, questo no. Ma non sapevo che eravate voi che dovevo ringraziare. Niente, sei su una bucatela. E io mi sono permesso anche di offrirvi la braccioletta. Oh, generale, veramente voi mi viziate troppo, ma perché deve essere così? Perché così è. E allora riprendetevi questi doni che io non ho il diritto di accettare. Perché? Perché non posso amarvi. Come dices? Perché amo un altro. Un altro? Sì. Voi? Sì. Un uomo? Naturalmente. Ma caramba, qual è questo uomo che io la scruto? Generale. Che io la conosco? Fermatevi. Lo che avevano detto a me di un uomo vostro. È un uomo fascinoso. Ah sì, molto fascinoso. Ma io che avevo credito che non, perché avevo ricevuto questa lettera di voi. E esso esiste. Quale è questo uomo? Me ne prego. Ah. Vi basti sapere che se il mio cuore fosse stato libero non avrei preferito nessun altro. Ah, Lucilla, come mi donate mal di cuore. Ma è forse colpa mia. Ma vedete, generale, finché lui che amerò, non riuscirò ad amare nessun altro. Quanto tempo è necessario per questa cosa? Quanto tempo è... Ah, lo amerò finché vivrà. Bueno, ora io sa cosa go da farlo. Cosa? Niente si io sa. Oh mio Dio, questo uomo mi spaventa. Domandano se la signorina Lucilla Gautier può venire un istante. Sì, subitissimo. L'imprudente. Cosa che voi volete voi? Oh, buongiorno, signore. Generale, il barone di Bois d'Anguien, un collega. Ah. Un collega è la parola, un collega non di più. Un collega per non far niente. Come lo credo bene, per niente affatto. E anche di meno. Bueno, si è un collega. Signora. Che cosa c'è, Firmino? C'è la signora che è già venuta oggi per invitare la signora a cantare un suo ricevimento. Bene, fatela passare nella sala da pranzo. Vi chiedo scusa un istante, generale. Dimmi tu, io me ne devo andare. Ma certo, aspetta, si tratta di 5 minuti, parla un po' col generale. Sì, va bene, ma in fretta, sì. Svelta, La signorita Gautier è molto un ambulatorio. Pardon? Un ambulatorio. Ah, sì, è molto... Dite bene, generale. Es che voi siete con Lucilla alla concerta la stessa riesa? Come? Ma no, perché siete suo collega. Io vi mando se siete d'appartenenza della Caffè Concierta di Lucilla della stessa riesa. Oh, sì, perfettamente, della stessa riesa. Voi lo siete tenore. Tenore, voi ci avete messo il dito sopra. Tenore. Ma sì, dal momento che ci sono. Io l'ho visto questo dalla gola. No, siete molto fisionomista, generale. Piccolina, quando la notte discende qua giù e l'usignolo ti canta ogni sera, nessun cantor de papamoglia. C'è stata un'epidemia di raffreddori in questo periodo. Che la ne dica, signor Bodeghe? Ah, no, pardon, Bois d'Anguien. Quello, io dito, Bodeghe? Ma sì, dopo tutto. Es che voi siete molto conoscenza con la signorita Gautier. Ma naturalmente sì. Avete da dirmi
Lei pare che essa tiene una amanta. Io lo sa, essa me lo disse. Oh, allora, io che facevo anche il cretino perché non lo venisse a sapere. Un uomo molto fascinoso. Oh, mio Dio generale, non dovrei essere proprio io a dirlo. Però io lo vedo a chi uomini fascinosa. Grazie. Bueno, qual è questo uomo, posto che osserva cogliosse? Ma sì, visto che ci tiene tanto. Voi volete assolutamente che io ve lo dica? Ve prego. Bene, quest'uomo è... Mi piacerebbe saperlo. Sì, perché io l'ammatterò. Per Dio, ammazzarmi. Buona questa, buona questa. Allora d'accordo, signora, questa sera. Quello, chi è? Solito, chi è? No, 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 eccola, dopo, dopo. Ah, uè. Bene, canto nel gran mondo io questa sera. Vi chiedo scusa un istante, generale. Non vorreste venire a sentirmi? Ho dei biglietti d'invito. No, grazie, io questa sera non posso. Ho ben altro da fare. E voi, generale? Ah, io sì, con ecstasy. Oh, che piacere. Ecco, tenete l'invito. Muchas gracias. Vi chiedo scusa un istante, generale. È una fortuna che mi abbia avvertito io che stavo per dire. Bueno, come l'hai citato? Lei chi? La uomo! Quale uomo? Ah, sì, il... Buseng, si chiama Buseng. Puzzen, quello, Puzzen è su un uomo muerto. Un brivido dopo l'altro questa mattina. Il signor Buseng. Oh. Ho riportato la canzone. Lucilla Gautier non è qua? No, no, sì. Pardon, è il signor Puzzen, eh? Sì, signore, sì. Sì, sì, è Buseng, è Buseng. Enchanté che lo capisco. Oh, credetemi, signore, che è reciproco. Datemi vostra calma. Certamente. No. Eccola. Oddio mio. A chi la mia? Generale Irrigua? Se stesso. Oh, generale. Ora io prego. Esche libera per voi la mattina per la mattina, la mattina per la mattina? Domani mattina credo di sì, perché? Perché io desiro condurvi su de un prato. Perché io desiro vostra gola. Perché io desiro matarvi. Dio mio, ma cosa sta dicendo? Perché io non desiro un trave in tra las ruedas de me. E si è un ostacolo, io non lo descavalgo, no. Io lo supprimo. Calma, generale, calma. Che la si occupi del suo negozio. Dio mio, ma volete lasciarlo? Non siete infatti, non siete infatti. Cosa succede? Oh, signora, ma è il signore. Cos'è qui? Andatevene, signora, andatevene! Io? Ma come? Io ho riportato la canzone! Ebbene, riportatevela via la vostra canzone! È stupida la vostra canzone, è stupida! È stupida! È stupida la canzone, è stupida! Uscite, signora, uscite! Io? Ma se vi si dice di uscire, uscite! Fuori! Via, Buccia, via! Ma questa è una casa di matti! Non si prende in giro la gente come pretende di fare quello là. Oh, grazie, Lucilia, quello che avete fatto per me. Che cosa? Che avete spedito alla uomo. Ma se non è per questo, vi assicuro che non tornerà mai più. Oh, grazie, muchas, grazie. Ancora voi? Ho dimenticato di prenderlo. Uscite, signore. Fuori, Buccia. Uscite! Fuori, Buccia!